Un saluto a tutti, siamo qui sul pontile di Torre Cavalli, precisamente nei pressi della stazione della Cumana, e siamo qui con il gruppo di Fratelli d'Italia, capeggiato da Nello Savoia, per le firme per la sicurezza. Sì, come avevamo promesso a tutta la città, stiamo facendo il giro itinerante su tutto il territorio di Bacoli per raccogliere le firme per garantire la sicurezza sul nostro territorio. Purtroppo da diversi mesi c'è una escalation di furti, furti in appartamento, furti di auto, e noi stiamo raccogliendo le firme, stiamo facendo diventare questa petizione una petizione dell'intera città di Bacoli che chiede a gran voce un aiuto per la possibilità di avere più sicurezza, per la possibilità di avere più forze dell'ordine sul territorio, per la possibilità di avere anche la polizia municipale durante le ore notturne, per la possibilità di avere anche un'illuminazione di tutto il territorio. E su questo aspetto abbiamo ottenuto una prima grande vittoria, perché finalmente, così come avevamo chiesto che a marzo iniziassero subito i lavori per l'illuminazione pubblica dell'intero territorio, questo è avvenuto già da una settimana. Ora puntiamo anche sulla videosorveglianza di tutto il territorio. È impensabile che la città di Bacoli non abbia un servizio di videosorveglianza che controlli il territorio intero. Noi continuiamo la nostra battaglia insieme ai cittadini, insieme a tutti coloro che credono e che vogliono che Bacoli diventi una città sicura. Nello, in questi giorni sono ritornati anche i furti a Monte di Procida con grande frequenza. Sì, purtroppo questo Bacoli e Monte di Procida sono due comuni confinanti. Questi delinquenti purtroppo da Bacoli stanno salendo a Monte di Procida e poi scendono a Bacoli. È necessario una task force da parte di tutte le forze dell'ordine, forze di polizia municipale, tutti coloro che possono contribuire alla sicurezza delle nostre città. La prima cosa che la politica dovrebbe occuparsi è quello di garantire i propri cittadini al sicuro, perché la casa, diciamo, è il bene dove ognuno di noi vive, torna dopo lavoro e vorrebbe stare tranquillo, vorrebbe lasciare le proprie auto parcheggiate per strada e non avere la paura e il costante terrore che prima o poi qualcosa di brutto gli accadrà. Questo dovrebbe garantire la politica. Io sono certo e sono sicuro che tutti quanti insieme possiamo dare un contributo importante e garantire sia a Bacoli ma anche a Monte di Procida delle città sicure dove poter nuovamente circolare e stare sereni nelle proprie abitazioni.